Buongiorno, oggi sono qui non da solo come al solito, ma un ospite e un amico, Federico 40, è venuto a trovarci. Ciao a tutti. Ti ho invitato per farti assaggiare un piatto molto leggero, è una cosa light, è trippa. La gente sbaglia, pensa che la trippa sia un piatto grasso, non è vero. Pochissime calorie, pochissimi grassi. Visto che arrivi da Roma, cerco di rifartela un po' la romana. Eppure io sono genovese. Sì, però. E quindi sai, sotto Ripa trovavi le tripperie. Adesso ce ne sono poche, purtroppo, però la trippa in umido alla genovese va forte. Ma poi la trippa la trovi ovunque in Italia, da tutte le parti, perché è un piatto popolare, il più povero tra i piatti popolari. Senti, allora io la faccio un po' leggerita rispetto, cioè la leggerisco ancora di più rispetto a quella che è la versione normale, non vado a mettere altro grasso al di fuori dell'olio extravergine, quindi non metto guanciale. Quindi una base classica, la soffrittoia italiana con la cipolla, la carota e il sedano. Faccio cuocinare la trippa per qualche minuto, sfumo con del vino bianco, dopodiché polpa di pomodoro, e sale, pepe e alla fine pecorino romano a mantecare e menta. Ma oggi che giorno è? Sabato. Sabato trippa. Bravo, giusto. Allora, in realtà non sappiamo che giorno sia, perché il video si può vedere tutti i giorni della settimana, ma il detto popolare dice giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa e domenica lasagne. Quindi alziamo la temperatura, andiamo a imbiondire leggermente le verdure. Che poi è un piatto che finiva anche nel panino, la rosetta dentro la trippa. Famoso Joe Bastianich, che è cresciuto in quel di New York mangiando non tanto i panini alla Yankee, ma mamma Lydia non faceva altro che preparargli il panino alla trippa, e lui quando era a scuola con i compagnucci apriva il panino ed era tutto sbrodolato e si vergognava parecchio. Poi però ha capito che aveva ragione mamma Lydia. Non ha niente a che vedere questo piatto incredibilmente sontuoso, apparentemente povero, ma di una ricchezza incredibile rispetto ai panini all'americana. Quindi sale e pepe, vado a regolare inizialmente, poi ovviamente alla fine taglio il pecorino, che è un formaggio importante, molto sapido, quindi alla fine vado a regolare ancora il sapore. Stavamo dicendo che la trippa c'è da tutte le parti, in tutte le regioni d'Italia, piatto talmente popolare, le regioni d'Italia poi lo rappresentano veramente come cibo da strada, perché se tu pensi a Firenze c'è il lampredotto, e allora il panino col lampredotto, oppure se tu pensi in Sicilia la trippa è cotta per strada. Quindi faccio sfumare come sempre la parte alcolica e aggiungo la polpa di pomodoro. Non vado a mettere altro liquido, perché comunque la trippa vai di per sé è già carica di acqua. Questa si fa andare. Quando si parla di trippa si parla di tutto l'apparato digerente, ed è parte dalla gola, dal rumine, e scende fino poi anche a una parte di intestino. E allora quale si sceglie? Lo stomaco, l'abomaso, la rete? In questo caso vedo che tu hai usato, credo, parte dello stomaco, sì, no? Sì, giusto. Cioè parte dello stomaco e anche un po' di rete. Una trippa moderna che però ricalca le origini popolari e antiche di questo favoloso gusto che tra poco io assaggerò. Questo deve andare un'oretta, 40 minuti, un'oretta tagliata così. Passata un'oretta. Io vado a ultimare la trippa come? Quindi vado a mantecare con pecorino. Sì, pecorino romano. E poi la nepitella, la mentuccia. Mentuccia anche in questo caso romana. Senti, questa io direi che è pronta. Una fogliolina di menta fresca. Un po' di pecorino. A decorare, pecorino, a nevicare. Direi che c'è trippa per gatti. Buon appetito.